Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti in questo nuovo webinar di Purple Trading in collaborazione con Filippo Giannini di Trading Facile. Buonasera a tutti i partecipanti e soprattutto buonasera a Filippo. Ciao Filippo, come stai? Tutto bene? Ciao Marco, buonasera a te, buonasera a tutti. Sì, tutto bene, grazie. Tu come va? Tutto bene? Tutto a posto, ti ringrazio. Intanto saluto le persone che sono già in sala, saluto intanto Federico, buonasera. E oggi quindi parliamo in questo nuovo webinar, ormai questa interessantissima collaborazione che si è creata tra Purple Trading, Marco Martiri che sono io, il country manager, e Filippo Giannini di Trading Facile. Come avete visto, già abbiamo fatto vari webinar in passato. Ovviamente se siete interessati a vedere le registrazioni potete trovare nel nostro canale Telegram, sul nostro sito, quindi qualsiasi cosa fatemi sapere. Oggi si parla di modelli di inversione bande di Bollinger, quindi un altro webinar molto interessante. Ricordo a tutti quanti quindi che la registrazione verrà inviata domani per le persone che non sono magari ecco qui in diretta con noi, ma anche verrà inserita all'interno del gruppo Telegram che io inserirò qui all'interno della chat. Quindi avrete comunque tutti i vari dati e tutti i vari link di cui avete bisogno. Breve presentazione del broker, Purple Trading, in questo caso. Buonasera Sergei. Purple Trading è un broker STP puro, non un broker market maker. Ciò significa nessun conflitto di interessi con i propri clienti, significa nessuna controparte, esecuzione rapida ed equa degli ordini con uno slippage positivo. Significa che andate a chiudere esattamente al prezzo che volete quando andate praticamente sul mercato. Quindi lo slippage è totalmente positivo. Sono ben meno di tutti i clienti profittevoli ed essendo in Europa sotto l'ESMA, protezione del saldo negativo. Quali sono le nostre piattaforme? Le nostre piattaforme sono MetaTrader 4 e CTrader. Abbiamo il copy trading sulla MetaTrader 4, abbiamo anche gli ETF come altri strumenti. Tra gli strumenti, ovviamente, di trading, principalmente trovate il Forex, materie prime, indici azionari con micro lotti, cripto, azionario CFD americano, future CFD e all'interno degli strumenti, vi faccio indicare esempio gli indicatori Purple, che sono molto interessanti, ne abbiamo 4, ne sta per uscire un quinto, sono gratuiti, provateli anche con un demo account, perché chiaramente non vi costa nulla e potrebbero essere molto interessanti tutti quanti, soprattutto Purple Levels, che ho visto che è un indicatore che piace a molti. Canale Telegram dedicato, adesso lo inserirò qui dentro in chat, quindi tutte le persone che magari sono interessate, è gratuito, potete iscrivervi lì, facciamo ogni volta, ogni giorno, analisi di mercato, analisi azionaria, analisi di mercato in generale, quindi potete tranquillamente iscrivervi. Per quanto riguarda altri servizi, abbiamo il discorso del fornitore di strategie, quindi lo strategy provider. Se avete una vostra strategia e volete chiaramente pubblicarla sul nostro sito, siete liberi di farlo. Noi abbiamo la licenza di portfolio management, quindi in quel caso facciamo noi da ombrello tra cliente e tra strategy provider. In entrambi i lati non saprete chi è il cliente non saprà chi è lo strategy provider. E infine l'introducing broker per chiunque voglia chiaramente portare delle persone all'interno del broker, quindi sotto il vostro link. Ovviamente. Anche in questa tipologia di collaborazione, chiunque vuole, basta aprire un conto con noi, in questo caso dicendo che siete partecipanti, diciamo, di questo webinar, di questa sessione di webinar con Filippo Giannini Trading Facile, potete avere lo status Prime, 20% di sconto sulle commissioni e sullo spread in questo caso, quindi qualsiasi cosa potete aprirlo, non c'è un deposito minimo, potete aprirlo quando volete, entro fine mese questo link è valido, qualsiasi cosa adesso lo metterò all'interno della chat. Qui ci sono ovviamente tutti i miei dettagli, tutti i miei contatti. Per qualsiasi cosa, ripeto, se avete curiosità su qualsiasi aspetto, potete scrivermi, potete chiamarmi, sono a disposizione per voi in qualsiasi momento. Filippo, io lascio a te adesso la condivisione, come al solito, rimango a disposizione per te, lascio ovviamente la possibilità a tutte le persone all'interno di questa chat di poter fare domande, sarò lieto di poterle leggere, chiaramente chiedere tutte queste domande direttamente a Filippo, il quale ci risponderà e ci spiegherà bene, ovviamente, il tema di questa sera, quindi principalmente il discorso Bollinger. Sì, Marco, grazie mille. Nel frattempo dovrei aver attivato la condivisione, quindi magari per cortesia un check se Vedo, vediamo dovrei. perfettamente. Vediamo perfettamente, sì. Ok, sì, siamo sulla home page del mio sito che è tradingfacile.eu. Sì, innanzitutto permettimi ecco, di ringraziarti per diciamo, ecco, il piacere, insomma, è anche mio, soprattutto mio, di poter. Diciamo, ecco, collaborare con Purple Trading, quindi di continuare questa serie di eventi didattici, insomma, ecco, per cercare di dare, comunque offrire dei contenuti validi, dei contenuti che possano diciamo, apportare un valore aggiunto alla formazione di tutti coloro che o stanno iniziando adesso ad approcciare i mercati finanziari oppure, diciamo, stanno già magari facendo trading in qualche modo, ma ecco, desiderano
ampliare quello che è il proprio bagaglio di conoscenze. Quindi sì, prima di andare al webinar di questa sera, velocemente uno sguardo sul sito che è www.tradingfacile.eu. Qui trovate tutti i nostri trading system automatici, ma anche tanto altro, ovvero un blog quotidianamente aggiornato dove vi faccio vedere quella che è la mia view sui principali asset. E poi naturalmente trovate anche i link per iscrivervi ad eventi come quello di questa sera e anche se volete, diciamo, aprire un conto attraverso i link che trovate sul nostro sito, abbiamo tantissime promozioni riservate appunto a coloro che aprono un conto dai link che abbiamo sul nostro sito. Vi ricordo inoltre di seguirci sui nostri canali social, ovvero canale YouTube, pagina Facebook e canale Telegram, quindi anche qui tanti contenuti gratuiti. E in più, se vi iscrivete, ci aiutate a far crescere la nostra community. Bene, come detto, tema di questa sera, modelli di inversione e bande di Bollinger, quindi facciamo un pochino il punto della situazione su come andrebbe utilizzato questo tipo di strumento, in quale contesto, in quali situazioni, insomma, ecco, cerchiamo un attimino di capire lo stato dell'arte, sempre attraverso un taglio pratico, quindi andando poi a vedere come abbiamo costruito delle strategie operative. Utilizzando in particolare questo strumento e in che maniera e come poi andiamo anche a chiaramente a gestire il tutto in ottica di money management. Prima di iniziare, vi ricordo velocemente il disclaimer, quindi le opinioni fornite e le informazioni espresse nel corso di questo seminario hanno scopo di carattere generale, non quello di prestare consigli operativi in acquisto o vendita, nessuna opinione espressa riguardante investimenti o strategie di investimento può quindi considerarsi adeguata in merito alle caratteristiche di una specifica persona, alla sua esperienza e conoscenza del trading online. Le informazioni riguardanti le performance passate non costituiscono garanzia di performance futura. Futures, CFD e Forex sono prodotti che utilizzano l'effetto leva, quindi mi raccomando, prima di operare con del denaro reale, assicuratevi sempre di aver compreso tutti i rischi. Velocemente mi presento, per chi ancora non mi conosce, sono un ingegnere, sono socio professional di SIAT, la società italiana di analisi tecnica. Opero sui mercati dal 2010, dal 2014 faccio parte di Trading Facile, che è appunto una software company che si occupa di ideare, programmare e distribuire trading system automatici. Quindi siamo focalizzati sotto questo punto di vista su un'operatività che è 100% algoritmica. Le mie analisi, come detto, le trovate sul mio sito che è tradingfacile.eu, ma anche su altri portali finanziari. Vi lascio i miei contatti, la mail principale info@tradingfacile.net oppure la mia mail personale che è filippo@tradingfacile.net. Quindi abbiamo detto tema di questa sera, modelli di inversione e bande di Bollinger. Quindi innanzitutto che cosa sono le bande di Bollinger? Qui vado molto veloce, giusto un accenno per dire che cosa? Che sostanzialmente le bande di Bollinger sono uno strumento che è in grado di dare una evidenza grafica, diciamo, ecco, quindi già di impatto sul grafico, su quella che sono quelli che sono gli eccessi di volatilità. Quindi un primo, diciamo, punto lo possiamo mettere dicendo che cosa? Che le bande di Bollinger sono un'espressione di un eccesso di volatilità, di un aumento di volatilità. In che maniera? Attraverso quelle che sono le deviazioni standard, quindi due deviazioni standard, o meglio, viene graficata come linea centrale quella che è una media mobile, tipicamente a 20 periodi, più due deviazioni standard per quanto riguarda l'upper band, quindi la banda superiore, e beh, a questo valore della media mobile vengono sottratte due valori della deviazione standard per quanto riguarda la media inferiore. Lo stesso Bollinger, ovvero John Bollinger, colui che ha creato questo strumento, consiglia di non variare questi valori, in particolare per la media mobile, quanto piuttosto considera di switchare il time frame, magari a seconda appunto di quello che è l'orizzonte di investimento. Quindi si può abbassare il time frame, anche se poi vedremo entro certi limiti, oppure alzarlo per avere appunto un'evidenza di innalzamento di volatilità su time frame, diciamo, più elevati.
Questa è la formula, diciamo, per la costruzione, diciamo, ecco, delle bande. Quello che è importante sottolineare è che appunto la banda superiore e inferiore sono graficate, insomma, ecco, in base a quello che è il valore della deviazione standard che misura lo scarto quadratico medio, ovvero la radice della media dei quadrati delle differenze tra n valori, che sono poi gli n periodi di riferimento, e la loro media. Quindi è un parametro che ci dà, nel caso del trading, una misura della dispersione, diciamo, ecco, del prezzo rispetto a quello che è la media. Si utilizza una distribuzione normale, in cui appunto questi valori sulla distribuzione normale sono raggruppati intorno ad un valore medio, mentre chiaramente i valori estremi hanno una frequenza via via inferiore. Normalmente, in una distribuzione, diciamo, ecco, normale, circa il 95% dei valori ricade all'interno, diciamo, di queste due bande. Tuttavia, c'è da dire che nell'ambito del trading, siccome i prezzi dei mercati finanziari non seguono una distribuzione normale, la percentuale dei prezzi contenuta entro le due volte distribuzioni standard è vicina all'80-85%. Questo che cosa significa? Tanto per, come dire, andare al sunto, che quando i prezzi escono fuori, ok, dalle bande di Bollinger, quello è un segnale, diciamo, tangibile di aumento di volatilità, ok, che è poi, diciamo, ecco, quello che sostanzialmente ci interessa.